Ciao amiche e ciao amici, venerdì 29 aprile terrò questo corso a Torino dal titolo Autostima e seduzione. Perché autostima e seduzione? Qual è il legame tra autostima e seduzione? Se noi riusciamo a stimare noi stessi, riusciremo anche a mettere in atto tutte le strategie, tutte le tecniche di seduzione imparate, altrimenti, se non riusciamo a governare la nostra emotività, non riusciremo a coinvolgere, non riusciremo a sedurre nessuno perché saremo pilotati dai nostri turbamenti e quindi ci mangeremo delle polpette avvelenate e non riusciremo a coinvolgere le persone che ci interessano. Per coinvolgere le persone che ci interessano dobbiamo prima di tutto essere in grado di coinvolgere noi stessi, altrimenti la nostra parte emotiva andrà costantemente alla ricerca di tensioni emozionali, ma queste tensioni emozionali agganceranno più sulla sofferenza che sul piacere. Quante persone, diciamo, non riescono a coinvolgere la persona che gli interessa? E nonostante non riescano a coinvolgere la persona che gli interessa, continuano a insistere. Andando oltre, diciamo, la sofferenza, si accaniscono e altre persone invece che magari non riescono a liberarsi di una persona con la quale non stanno più bene, che gli dà magari possesso, è disponibile, però non gli dà più emotività e non riescono a liberarsene perché tutto questo diventa una sorta di polpetta avvelenata per la sfera emotiva. La sfera emotiva facendoti fallire lì dove logicamente vorresti riuscire. Si prende delle vettovaglie emozionali, si prende delle emozioni e quindi se noi non riusciamo a insegnare alla nostra parte emotiva, anziché, come dire, prendersi, anziché andare a bere dalla pozzanghera di acqua sporca, iniziare a bere dalla sorgente di acqua, diciamo, pulita, continuerà, per la sua strada, impedendoci di raggiungere gli obiettivi che vorremmo raggiungere. Perché facendoci fallire lì dove logicamente vorremmo riuscire, avrà il top delle emozioni. E quindi potremo imparare tutte le strategie, tutte le tecniche di seduzione di questo mondo, ma non riusciremo a metterle in atto, perché è come se avessimo un nemico in casa che si oppone, diciamo, a quelle che sono le nostre esigenze, una motivazione opposta. E quindi questi due parametri, emozione e coinvolgimento emotivo verso se stessi e coinvolgimento emotivo verso gli altri sono strettamente connessi, uno non può esistere senza l'altro. Se vogliamo imparare a sedurre gli altri, dobbiamo in prima istanza imparare a sedurre noi stessi. E per sedurre noi stessi dobbiamo iniziare a capire quali sono le nostre esigenze emotive, perché noi abbiamo una parte emotiva che spesso si lamenta, è come se avessimo un cane all'interno che ci dice che ha fame, ma se non siamo in grado di dargli la polpetta buona, si prenderà la polpetta avvelenata del primo ladro che passa. Per cui è di fondamentale importanza capire quali sono le nostre esigenze emotive, la nostra parte emotiva comunica, in modo tale da poi mettere in atto dei comportamenti anche attraverso gli altri per darci contemporaneamente emozioni. Il massimo è godere del fatto di aver coinvolto le altre persone, cioè vivere l'emozione di sedurre gli altri, questo è quello a cui bisogna tendere fondamentalmente. Ed è, diciamo, una svolta, perché normalmente la parte emotiva, si nutre del fatto di non riuscire a coinvolgere gli altri, si nutre spesso del fallimento. Quindi dobbiamo insegnare alla nostra parte emotiva a nutrirsi di piacere e non di sofferenza, a nutrirsi di avere successo e non di non averlo, insomma. E nell'ambito delle relazioni sentimentali, il top è quello proprio di insegnare alla nostra parte emotiva a godere del fatto di raggiungere il successo conquistando le persone che ci interessano, facendo innamorare le persone che ci interessano. E tutto questo verrà appunto spiegato venerdì 29 aprile a Torino, alle 21, in via del Carmine 11, presso Container Concept, quindi vi aspetto tutti e ci vediamo venerdì e per tutte le info comunque c'è sempre il numero 333 15 11 703 a cui potete fare riferimento. Per adesso vi saluto e ci vediamo lunedì. Ciao a tutti.